Buon pomeriggio a tutti, è difficile che io mi ripeta più volte nello stesso ruolo, visto che di solito si apre una rassegna, si fa navigare autonomamente, però oggi è un momento speciale di arte, perché l'autore che presentiamo è di San Martino, è vissuto qua, sono nato qui, ha frequentato questi ambienti, questa biblioteca, quindi come dire, era doveroso un saluto più affettuoso e più speciale delle precedenti occasioni. Marco Eletti, complimenti, anche prima, perché chi riesce, come dicevo la settimana scorsa, è giusto ripeterlo, riuscire a trasferire su carta, attraverso la penna, ciò che si immagina, ciò che si pensa, è un'operazione complessa trovare un'armonia, un'operazione complessa non ripetersi, è un'operazione complessa non essere ovvi, scontati, e devo essere sincero, non ho completato la lettura del libro, sono un lettore onesto di solito davanti all'autore, ma da quelle pagine che ho potuto leggere, che continuerò a leggere, questa è un'opera che merita questo momento di approfondimento, quindi benvenuti, grazie a Marco per presentarlo per la prima volta qui, grazie per la sua, grazie come al solito ad Anna e a Donatella per arricchire questo momento, e grazie a tutti voi perché, come dire, uscire di casa, non guardare un iPad, un tablet per più di 7 minuti e mantenere un'attenzione alta, ascoltando e provando a recepire ciò che lì si ha davanti, ci vuole trasmettere, è comunque un'azione non scontata, soprattutto in questi tempi moderni di isolazionismo digitale. Grazie. Allora, Marco Eletti, classe 1988, quindi proprio giovanissimo, però già noto ai lettori, perché ha già scritto un romanzo, quindi il suo romanzo di esordio non è quello di oggi, ma è stato Sotto Stato d'Assedio, che è un thriller che parla della questione medio orientale, la questione palestinese, un misto di realtà e di fantapolitica. E di avventura. Oggi presenta il suo secondo romanzo di fantascienza, La regola del numero 7. E io direi proprio di partire con il puntraia che adesso possiamo vedere.
questo anche il libro di Marco si legge tutto d'un fiato. Si parla di viaggi nel tempo, si parla di fantascienza ed è veramente avvincente, perché la scrittura è fluida, snella. E possiamo ascoltare già, immergiamoci un pochino in questo viaggio, proprio con la prima lettura. Sentiamo del libro. Prego chiunque abbia iniziato a leggere queste pagine di non fermarsi e lo sprono a sforzarsi di tentare di capirne il contenuto, perché ogni parola che scriverò qui sarà di importanza vitale per tutti noi, per tutto il genere umano. Inizierò a stendere questo memoriale sapendo che molto probabilmente non è la prima volta che lo faccio e che non sarà nemmeno l'ultima. Quante altre volte l'avrò già scritto e quante altre lo scriverò ancora. Le parole che appaiono su questi fogli sono come le lettere sulla sabbia in riva al mare. Alla prima ondata vengono cancellate. In questo caso l'onda marina è un mutamento probabilistico incontrollato sul nostro snodo temporale. Poiché questo messaggio, nonostante il suo contenuto, non è da considerarsi classificato, cercherò di essere il più chiaro possibile per chiunque lo leggerà, specialmente per gli abitanti dell'era prima della decadenza, senza dimenticarmi della gente del periodo Domini. Il mio nome è Hector Nicol e devo chiedere scusa a tutta l'umanità, poiché quello che sta succedendo all'intero universo è solamente colpa mia. Un errore relativamente piccolo che ha mandato in ridondanza ciclica l'intero sistema, ovvero l'equilibrio del cosmo, costringendolo in una curva spazio-temporale chiusa, un circolo vizioso dal quale non si può più uscire. Non mi resta molto tempo, sarò breve. Cercherò di andare con ordine nel spiegarmi il come, il perché, ma soprattutto il quando tutto ciò ha avuto inizio. Sappiate solo che non si è trattato di un capriccio del genere umano per sapere in anticipo il vincitore di una gara sportiva o per rimediare a errori amorosi e falli della vita quotidiana, bensì ci siamo trovati costretti ad agire in questo modo non avendo altre possibilità di fronte a noi. Allora Marco, mi sembra che il romanzo parta con toni un po' tragici, eh? Sì, parte in maniera molto concitata il romanzo. Quello che è la lettrice Donata Lazzini, che ringrazio per essere qui con la sua splendida voce, che lei ha raccontato, è proprio l'inizio della storia, il diario di Hector Nicol, un astronauta che insieme al suo collega Jan Savage aveva il compito di fermare il periodo della decadenza e impedire la grande guerra che porterà all'estinzione della razza umana. Il problema di quel diario è che è sotto l'occhio vigile di uno dei guardiani. Più avanti vedremo chi sono questi guardiani, chi sono i protagonisti e cos'è questa grande guerra. Il guardiano dà la caccia a questo diario che Hector Nicol ha lasciato l'umanità a tutti noi in un'epoca che si può dire che sia la nostra, poco dopo l'anno 2000. E il problema è che questo diario ricco di confessioni, di segreti, di sondaggi temporali, le direttive dell'agenzia, che anzi scopriamo anche che questa agenzia non permette confessioni, non permette lasciti sui viaggi nel tempo. Perciò si può dire che l'intento di Nicol certo sia stato nobile, avvertirci e insegnarci qualcosa, ma un intento che deve essere fermato. Bene, adesso ascoltiamo la descrizione del problema che devono affrontare i protagonisti. Una fitta pioggerellina scendeva dalle grigie e minacciose nubi, colte nel ventre di un cielo tempestoso e rotto all'orizzonte dall'azzurro del sereno.
Intorno alle lunghe foglie verdi delle piante boschive si creava una sfumatura biancastra, così come i contorni degli alberi e della lontana torre di controllo erano disturbati dall'acqua celeste. Indisturbato e totalmente incurante della pioggerellina, un piccolo insetto zampettava lungo il bordo di una foglia spugnosa. «Quante cose abbiamo in comune, noi due», pensò Nicole, studiando la creaturina. Non era un entomologo, non seppe identificarla, sapeva solo che, come lui, anche lei era un essere vivente, con arti, sensi, vista, istinto di sopravvivenza, e sapeva che entrambi erano marchiati, infettati dallo sterminatore. Lo erano gli animali, gli insetti, gli uomini, tutti gli esseri viventi maschi, tutti gli esseri viventi che avevano il compito di procreare e mandare avanti la specie, tutti, tranne i vegetali. Lo sterminatore sapeva dove attaccare. Era furbo, molto più dell'essere umano. Combatteva la sua guerra silenziosamente. Noto, Marco, che qua sei passato a parlare in terza persona, non devi parlare in prima persona. Esatto, come dicevo, prima era il diario di Nike a parlare. E il guardiano, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, non solo il protagonista di noi, ma anche dell'agenzia, e trova il diario e decide di distruggerlo. E qui si torna quindi a narrare in terza persona, non abbiamo più il diario di Hector a disposizione. E cosa possiamo scoprire da questo capitolo? Ecco, questo è il secondo capitolo della storia. Tuttavia è da qui che inizia l'avventura. Siamo nell'anno 7100 dopo la decadenza, 7000 anni dopo la Grande Guerra. Siamo sul pianeta Auspicia, uno degli unici due mondi sopravvissuti al conflitto della Grande Guerra. E da qui inizia una missione che è il periodo, ha il compito di impedire questa Grande Guerra e iniziare l'epoca della decadenza. Un periodo così sconvolto, così tragico, in cui tutto è andato perduto. Addirittura è stato fondato un nuovo sistema di datazione. Qua non abbiamo più il sistema, il calendario gregoriano, il sistema pre e post nascita di Cristo. Qui abbiamo una datazione che è pre post decadenza. C'è molta amarezza comunque qui nelle parole di Nike, vedo che c'è un piange, c'è tristezza. Questo sterminatore. Sì, anche il cielo piange. E vuole indicare il periodo, il clima che si vive in quest'epoca. Lo sterminatore, come dicevo, un virus che è arrivato dallo spazio profondo, non si sa come, non si sa quando, e silenziosamente ha iniziato a infettare gli unici due mondi abitati, lo Spezia e Alma. La popolazione non si è accorta subito di questa infezione. Sono passati secoli, millenni prima che ci si rendesse conto che la procreazione era diventata impossibile. E proprio questo virus sta portando all'estinzione della razza umana, come avete sentito, anche agli esseri viventi. Impedisce la procreazione. Certo che è un'invasione tutt'altro che classica questa. Esatto, come dicevo, qua non ci sono astronavi, non si combatte in quest'epoca. L'uomo ha dimenticato i conflitti, l'odio e la violenza per cercare un nuovo periodo di pace, tranquillità e armonia. Un periodo che appunto viene precluso e fermato da questo virus. Ma ha avuto dei risvolti senz'altro anche nella società? Sì, esatto, questo virus, impedendo la procreazione, ha destabilizzato anche la società come la conosciamo, il rapporto uomo-donna, famiglia. Non ci avremo più la famiglia tradizionale, avremo dei tentativi, come dire, di riproduzione cambiati, l'uomo che riscopre il suo essere animale da quel lato. Avremo anche esperimenti genetici di clonazione, esperimenti in vitro, tutte le cose che però non hanno il successo sperato. Tant'è che si sono dovuti fermare per un discorso di principio di eugenetica, anche se ciò
porterebbe all'estinzione della razza umana. E scusate, come nasce allora l'esigenza di compiere un viaggio nel tempo? Ecco, la ricerca comunque in tutti questi millenni è andata avanti. Come dicevo, non si è più sprecato tempo, possiamo dire, per le guerre e la violenza, non si uccide più. E la ricerca si è concentrata anche su queste cose, sui viaggi nel tempo. L'esplorazione spaziale non ha mai portato al contatto con altre razze aliene. I viaggi nel tempo sono nati, diciamo per caso, dalla linea di pensiero della dottoressa Alba Kazaki. Questa dottoressa, diciamo, rivaleggiava con altri scienziati che avevano le loro visioni, i loro concetti. C'era chi li riteneva impossibili i viaggi nel tempo. Ad esempio, i seguaci del dottor Koros riempivano astronavi con migliaia di persone interessate a viaggiare, venivano inviate nello spazio a velocità prossima a quelle della luce. In questo modo si viveva un viaggio nel tempo che era solo una dilatazione temporale, però si tornava a casa invecchiati di soli 30 anni, mentre su Marte ne erano passati 300. Non era un vero e proprio viaggio nel tempo. La dottoressa Kazaki invece ha capito come aggrapparsi al tempo, come sfruttarlo, quanta energia, un'energia immensa era necessaria per smuovere l'intero universo, perché lei è stata la prima a considerare l'intero universo come un unico piano esistenziale, quindi un'unica linea temporale. E se si voleva viaggiare indietro nel tempo bisognava piegare l'intero universo. Scusa, tu usi un linguaggio, una terminologia ben precisa. Non so, sarai la dottoressa Kazaki tu, però che ricerca hai fatto per arrivare a casa? Ma diciamo, ricerca è un tema fantascientifico, ecco. Questo vuol dire che c'è la scienza. Io cerco sempre di essere abbastanza scientifico per quanto possibile nei temi che affronto. Tuttavia abbiamo sempre la parola fantasia davanti. Ed è ciò che ha permesso alla dottoressa Kazaki di viaggiare così come permetterà al dottore di viaggiare. Sì. Continenti, ma in pratica come sarà possibile che questo viaggio nel tempo risolva il problema? Ecco, se vogliamo entrare nei dettagli, questo viaggio nel tempo sarà il primo interferimento che questi viaggiatori avranno con le persone. Ovviamente erano stati con altri esperimenti, viaggi nel tempo precedenti, tuttavia non si era mai deciso di interferire con il, diciamo, normale proseguo del tempo. Questo perché? Perché essendo la linea temporale una sola, quando si apre un'interferenza, questa interferenza non potrà più essere annullata. Si potrà ritornare al punto di partenza, non si potrà mai viaggiare avanti nel tempo in un determinato punto, perché quello che succederà deve ancora succedere. Nessuno sa cosa succederà nel futuro. Tuttavia il passato rimane impresso. E partendo da quel punto, viaggiando nel passato, interferendo si applicherà un cambiamento. Certo. Capisco. Loro in pratica tornano, fanno questo primo viaggio nel tempo e arrivano nel 4800. Esatto, 4800 hanno l'anno di nostro. Che scenario trovano nel 4800? Nel 4800 abbiamo uno scenario in cui il sistema solare è praticamente un sistema feudale. La Terra ha combattuto un conflitto interno ed è priva di risorse. Molte aree della Terra sono contaminate. I pianeti Marte e Luna Gioviana sono stati colonizzati prima di questa battaglia e la Terra, trovandosi priva di risorse, ha iniziato un conflitto in questi mondi. Ha vinto e l'uomo dopo si è espanso oltre il sistema solare, ha raggiunto mondi lontani, ne ha colonizzato tanto. Tuttavia il suo ego, la sua voglia di avere tutto per sé ha portato questi mondi a ribellarsi al sistema Terra. Sono diventati mondi indipendenti, hanno fondato una confederazione, la Confederazione dei Pianeti Liberi. E questi mondi sono ancora in quest'anno, nel 4800, in conflitto con la Terra. La Terra non poteva permettersi più un conflitto, non avrebbe potuto vincere i mondi della Confederazione, un conflitto interno al sistema solare. Doveva accaparrarsi le risorse, per questo è nata la Federazione del Sistema Solare, in cui la Terra ha concesso la libertà almeno ai mondi interni al sistema. In pratica, allora, Hector, Michael e il suo compagno e i guardiani arrivano qui e cercano di convincere i reggenti di questo pianeta, di questo sistema solare, a fare qualcosa.
cosa, no? Esatto, il sistema solare è salvato da reggenti, ogni reggente rappresenta il mondo, ovviamente quello più potente è la reggente terrestre. I nostri cononauti arrivano, riescono a farsi ricevere, neanche semplicemente devono affrontare. Qualcosa mi dice che non riusciranno. Esatto, non sarà una cosa semplice. Come mai? Come dire, nonostante tutto si può provare compassione per queste persone, per i noi del futuro, della Terra. E gente avara, certo, ma anche gente spaventata, che ha combattuto numerosi conflitti e si vede sul loro, ecco, possiamo dire anche loro sul loro dell'estinzione, molti anni prima dell'arrivo del virus. Comunque non li ascoltano, e adesso noi ci ascoltiamo la lettura che proprio ci dà l'idea delle difficoltà in cui si troveranno i protagonisti e come quindi dopo sono costretti a fuggire da questo 4800. Si fermarono tutti dinanzi a una porta che Coez aprì, digitando un codice sul tastierino fissato alla parete. Il viceammiraglio invitò i due viaggiatori ad entrare ed essi accondiscesero chinando il capo. I quattro guardiani li seguirono, ma non appena l'ultimo guardiano ebbe varcato la soglia, furono colti da un forte clangore metallico alle loro spalle. I sei si girarono e videro la porta chiusa. Capirono di essere in trappola. Le solide pareti della stanza divennero trasparenti come il vetro e oltre poterono vedere Coez, la Roma Team e gli altri soldati godersi lo spettacolo. Erano stati rinchiusi in un enorme parallelepipedo completamente trasparente e isolato. «Che cosa significa, viceammiraglio?» domandò Sevanci allarmato. «È una precauzione», rispose l'altro con la voce metallica filtrata dagli altoparlanti. «Non possiamo fidarci di persone dei mondi insorti». «Ma noi veniamo dal Madar», replicò Sevanci. «Se anche fosse, fate parte della Confederazione Ribelle. Tutti i mondi extrasolari lo sono. Ora siete neutrali, ma prima finanziavate e sicuramente continuate a finanziare i pianeti che ci hanno dichiarato guerra». «Sono pianeti liberi», dice ammiraglio, intervenne Nicol, mantenendo la calma. «Popoli e mondi che hanno il diritto di autodeterminarsi. Almada è neutrale e lo resterà sempre. Qual è la vostra politica, viceammiraglio?» Coez alzò il mento e spiegò. «L'amministrazione ha una linea giusta e retta. Se non sei con noi, allora sei contro di noi». E qua, diciamo, finisce la prima parte della storia. Che fa intuire la militarizzazione anche dell'epoca. Certo, ah sì, sicuramente. Poi? Dopodiché? Varie peripezie, possiamo dire, classici della narrazione d'avventura. E i nostri protagonisti sono costretti alla fuga da quest'epoca tiranna. Tutta loro intenta quello di tornare a casa l'anno 7100. Non hanno interferito con nulla, i guardiani che sono con loro acconsentono. Tuttavia la fuga non andrà per il verso giusto. E anziché andare avanti nel tempo, le lancette della loro astronave torneranno indietro nel tempo. Non andranno in un'epoca remota, neanche loro sanno dove finirà. Esatto, infatti tornano indietro nel tempo a questo famigerato evento zero. Scopriamo con l'ultima lettura così di che cosa si tratta. 5. Così come il nostro calendario usa lo scoppio della Grande Guerra come punto zero per indicare i periodi prima e dopo la decadenza, spiegò Nicol con gli occhi terrorizzati, anche il calendario d'Omni deve avere un evento zero. Si batté la mano sinistra, quella libera, sul petto. «Siamo noi, l'evento zero!» Si girò per guardare anche Sette. «Non può essere una coincidenza. Abbiamo stravolto la linea temporale 7 anni fa in un modo che dobbiamo ancora capire, ma qualunque sia la causa, rimarrà impressa nella storia». Ora non vogliamo anticipare nulla, Marco, però qualcuno, leggendo questo racconto,
potrebbe rimanere un tantino scioccato? Ecco, diciamo che ho voluto dare una nuova visione di un evento che riguarda poi tutti noi, ma sarà possibile comprendere leggendo il romanzo. Purtroppo non posso parlare apertamente perché è un po' il punto focale della trama. Tuttavia penso che, ecco, rimanere scioccati forse no, tuttavia penso che sì, si potrebbe rimanere di stucco forse. Una nuova visione, un nuovo punto di vista. Ho cercato di dare una nuova interpretazione. Ok, sì, parliamo un po' di questi guardiani, perché in fondo il numero 7 è un guardiano, il numero 5 di Matteo è un guardiano. Chi sono questi guardiani? Ecco, questi guardiani si può dire che siano non solo i guardiani del tempo, ma anche i guardiani dei nostri protagonisti, i loro protettori, li proteggeranno più volte durante la loro avventura. Sono anche i guardiani che rappresentano l'agenzia per i viaggi temporali, che ovviamente non può essere fisicamente presente in ogni epoca, in ogni luogo, invia i suoi guardiani durante ogni viaggio temporale. Questi guardiani, come dicevo, hanno il compito di preservare la linea temporale e autorizzare solo piccole interferenze prestabilite, programmate. Sono dei robot umanoidi, ma non sono dei semplici robot, hanno anche una cognizione, dei sentimenti anche, se vogliamo. Ho capito. Senti, noi siamo curiosi di sapere se nel tuo racconto ci sono dei riferimenti allo scenario politico odierno. Sì, forse non proprio odierno, possiamo andare però indietro solo di 10-15 anni, ad esempio. Anche noi abbiamo avuto degli eventi zero, le guerre delle Falkland, per esempio, hanno segnato la fine del colonialismo. Anche altri eventi come l'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle, che purtroppo tutti ricordiamo, è iniziato una nuova epoca, un'epoca di terrore, se vogliamo dire, di meno tranquillità. Prima ci si imbarcava su un aereo molto più tranquillamente, più facilmente. Poi abbiamo altri eventi, tuttavia, anche oggi abbiamo ancora delle colonie, se vogliamo, con il neocolonialismo, certo, sfruttamenti diversi, ambiti diversi. Qui abbiamo lo sfruttamento terrestre delle nostre risorse. Ci stiamo accorgendo solo ora di voler tornare indietro, di cercare di recuperare. Noi facciamo del nostro meglio, è vero? Potrebbe essere tardi, forse no. Quindi sì, abbiamo molti parallelismi con ciò che accade oggi. D'altronde è il compito degli scrittori, diciamo, cercare di parlare, di fare riflettere. Certo. E a proposito di essere scrittore, tu hai scritto già tante cose. E leggo qua che hai scritto un racconto horror. Sì, esatto, ho voluto anche scrivere un racconto horror, in teoria era nato per un concorso, per appunto un concorso aperto pubblico. Una poesia anche. Una poesia. Ciò non era per voi. Esatto, una poesia che ho scritto durante uno degli anniversari delle vittime della strage di Ustica. Ecco, poi hai partecipato al concorso Urania, che è un concorso molto... Sì, esatto, il punto d'arrivo, diciamo, degli scrittori di fantascienza in Italia. Appunto, l'errore, ti sei qualificato. Esatto, mi sono qualificato, purtroppo ha preso qualche scazzazzata dagli avversari. Quindi in pratica sembra che tu tratti molti generi. Sì, mi piace spaziare, ma di già ho iniziato con la fatta politica. Ma perché non hai ancora trovato il suo equilibrio? Perché proprio ti piace? No, perché mi piacciono le sfide, mi piace analizzare vari elementi, varie storie. E che intenzioni hai? Ma adesso sono ancora fermo alla fantascienza, lo sarò per almeno altri due romanzi. Ah, si va avanti. Già in mente? Sì, uno diciamo che è quasi finito, mentre l'altro... Purtroppo nei iniziati due sarebbe quella cosa da non fare mai, non accavallare le storie, tuttavia mi sono lasciato prendere la mano, quindi ho due romanzi che sto portando avanti parallelamente. Tuttavia uno è quasi ultimato, ho bisogno di qualche rilettura, penso che sarà pronto fra un paio d'anni. Sei andato a vedere Belgrano? No, non sono ancora andato a vedere Belgrano, ma è nei miei piani. Penso che sia il capolavoro, cioè il primo è stato un capolavoro. Abbiamo anche qua queste tre famose lacrime nella pioggia che devo ricordare all'inizio del mio romanzo. E noi direi che abbiamo finito, però vorrei che vedere se qualcuno ha qualche domanda da fare a Marco, ben volentieri.
Poi, come vedete, ci sono i libri di Marco, che è qui per approfittare, perché così li può autografare. E cos'altro? Aspettiamo che si... Ma vorrei dire che sì, purtroppo parlare sono un po' timida, ma quando si tratta di scrivere, scrivo molto meglio che non a parlare in pubblico. Per me è così, credimi. Ci sono domande? Fate pure se avete delle domande. So che c'è qualche curiosità. Rompo il ghiaccio. Volevo chiederti quali sono i tuoi autori della letteratura fantascientifica che hai seguito, che hai letto o che ti possono aver dato ispirazione? Ho iniziato a leggere a fine 13, inizio 14 anni. E per primo autore ho avuto Isaac Asimov. Iniziato con la famosa trilogia delle fondazioni, il ciclo dei robot. Mi capirai, insomma. Dopodiché sono passato a autori anche moderni come Alistair Reynolds o anche autori sempre classici come Philip Dick, che è appunto l'autore di Blade Runner, ovvero gli androidi, ma anche gli androidi di Sogno e Novembre. Quello è il titolo originale. Dopodiché, come dicevamo, spazio vari generi, quindi mi piace, adoro la fantascienza, mi piace leggere anche thriller, come ad esempio Dan Brown, che ho letto tutti i libri, o anche Tom Clancy, che è stato il mio punto di ispirazione per alcune scene del mio altro romanzo di fantapolitica. Sì, tutti autori che conosco. Ovviamente anche Stephen King. Anche italiani, molto bravi, stanno venendo fuori. Sì, certo, ci sono molti autori e sorpresi italiani. Altre domande? Un'altra. Tu hai detto che hai scritto di fantascienza per passione. Sì, esatto. Ma oltre questa passione non c'è neanche un pezzettino di fuga dalla realtà del nostro mondo contemporaneo per andare a cercare qualcosa, diciamo, di maggior valore, tanto più che nei pezzi letti ho visto che la ricerca del valore comunque è anche perseguita. Beh, per fuggire alla realtà penso che la lettura sia il miglior metodo. Immerge il lettore, diventa una cosa personale, forse anche più che un film. È vero che un film può avere libere interpretazioni, un finale aperto o anche in alcune scene. Però io penso che la letteratura alla fine ti faccia viaggiare in maniera più approfondita. Se dovessi immaginare un film del mio romanzo, farei fatica a vedere sullo schermo alcune scene chiave che però forniscono una solita spiegazione alla storia, al trama. Io personalmente scrivo, faccio anche arte, pratico sport, giro in moto con la mia ragazza, faccio tante cose per evadere la realtà. Grazie. Qualche altra domanda? Che curiosità. Ne faccio una io, che non l'avevo messa perché ho detto senz'altro la chiedo, allora la chiedo io. Perché questo libro si chiama La regola del numero 7? È una bella domanda. Come abbiamo detto, è uno dei guardiani, non lo possiamo svelare. Essendo un guardiano dell'agenzia, fa una sua lavoro. La sua direttiva, come anche tutti i guardiani. Ed è lui il primo personaggio che appare all'inizio del romanzo. È lui che dà la caccia al manoscritto di Arthur Michael. È lui che vuole far rispettare la sua regola. Esatto, lui ha. Tutti hanno queste regole, però, come dicevo, questi guardiani sono dei robot, ma hanno anche dei sentimenti, della ragione. E quindi hanno delle direttive, ognuno le applica, soprattutto come se fossero delle persone. E poi inoltre dobbiamo dire che la prima cosa che vedi il lettore del libro è il titolo. Per me è molto più facile scrivere 300 pagine che non cercare quattro parole di titolo. È davvero la cosa più difficile. Però ti assicuro che il titolo che hai scelto è incuriosissimo. Questa regola del numero 7, non so, però l'hai scelto bene. Allora, tanto per concludere la serata, che come vedete è molto familiare, spiegaci perché dovremmo acquistare e leggere
la regola del numero 7. Ma non è male per di me, questo, sì, io non sono un esperto del marketing. Questo è tradimento. Perché? Ma potrei dire che, è vero, io l'ho scritto, però anche se ho avuto modo di leggerlo, è potuto constatare che è una storia stella. Sì, no, sono 300 pagine, secondo me non è il terzo giusto il romanzo, ma direi di sì. Tu quando prendi in mano la seconda parte della prima, anche se mi ha sofferto, beh, forse questo è un altro punto a favore, certo. Uno quando inizia a leggere una storia parte molto carico, se la noia a metà libro può anche lasciare stare, se torna a risalire a metà libro hai anche più possibilità di andare avanti, esatto, nella lettura. E io quando vedo romanzi da 800 pagine mi spavento, perché dici, ma cosa ci avranno scritto lì dentro? Ci sarà tutto, è tutto necessario, un rigonfiamento, tutto per fare volume. La regola numero 7 era nato come una storia breve all'inizio, doveva nascere 20 pagine. E doveva essere solo la prima parte di quella che leggerete se comprerete il libro. Dopodiché ho voluto scrivere di più, ho voluto approfondire alcuni temi e alla fine è nato questo romanzo. Bene. Signori, io non ho altro da aggiungere se non caldeggiare l'acquisto di questo libro, perché in effetti il libro si legge in modo molto molto veloce, tranquillo, ed è avvincente, sì, sicuramente è avvincente. Solo segnalare solo che è anche disponibile l'ebook di questo romanzo per chi i lettori, sì, è vero. Amazon Kindle, tablet comuni, disponibile anche in tutti gli store online, sì, sì, Amazon, sì, Kobo, gli Yes, lo trovate dappertutto. E infatti io ero lì per prenderlo così, poi ancora hanno cartaceo. Anche io ovviamente, lo scrittore fa sempre cartaceo. In questo caso sono proprio... Guarda, ti dico, tu non lo sai, quasi nessuno lo sa, io ancora a casa una scatola di scarpe, ci sono dentro 400 pagine scritte a mano del mio primo romanzo. E sono ancora lì. Pensate. Ho iniziato a scrivere la mano e l'ho finito a scrivere la mano. Sì, ma anche io quando scrivo qualcosa prima scrivo, poi vado a computer. È bello così. Sarà l'età, ma sei giovane. Bene, signore, adesso siete qui di fare due chiacchiere con l'autore, con chi volete tra di voi, ma abbiamo finito. Grazie. Scusate, volevo solo darvi una rapida informazione. Io volevo ricordare i prossimi due appuntamenti che si terranno sabato prossimo, il 21 ottobre, con la presentazione di un fumetto di Enzo Martinese e Fabio Valentini, si intitola Il vuoto intorno a Sandra, e sabato 28 ottobre invece alle ore 21 la presentazione del libro di Giordano Gasparini, Reggio Emilia Jazz, 1925-1991, dalla provincia Mondo, che sarà accompagnato anche da un concerto di musica jazz, appunto. Volevo ringraziare anch'io Donatella, sì, Anna e Marco per aver accettato questa... Io devo ringraziare Donatella, sì, che ha fatto l'intervista, sì, sì, l'assessore alla cultura, per aver condotto questo evento. Che aggiungo l'ultima cosa, lo lascio sempre per ultimo anche nei miei libri, però quelli che ringrazio siete voi, il mio pubblico e i miei lettori, perché senza di voi